Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro Dai colore alla tua casa con il Feng Shui. Questa sera ci occuperemo di un tema che è veramente uno dei temi eh, che ha reso famoso il Feng Shui nel mondo, come utilizzare il colore per aumentare, come utilizzare il colore per far crescere il livello e la qualità di energia nella nostra abitazione. Quindi parleremo dell'uso del colore nel Feng Shui, quindi come si utilizza il colore ma in maniera specifica attraverso le conoscenze di Feng Shui. Vedremo quali sono le caratteristiche energetiche del colore, quindi le associazioni dei vari colori con le cinque energie dell'energetica cinese che eh, sono diverse da quelle occidentali, sono acqua, legno, fuoco, terra, metallo e infine, ma non troppo in fondo, ve lo posso garantire, parleremo, vedremo alcuni consigli pratici per dipingere la vostra abitazione con il feng shui senza incorrere in grossi errori. Ho voluto dare a questo incontro un taglio molto pratico, quindi vedrete che c'è da prendere appunti. Io sono Luna, mi occupo di Feng Shui da oltre 12 anni, sono un'insegnante, una consulente e sono fondatrice dell'associazione Cagnu per la diffusione del Feng Shui autentico. Bene, partiamo subito a, eh, a parlare del tema di questa nostra serata. Dai colore alla tua casa con il feng shui. E vediamo subito come utilizzare il colore nel feng shui, come viene utilizzato. E perché per quale motivo dovremmo poi occuparci così tanto del nostro ambiente, occuparci così tanto di come dipingere il nostro ambiente, di quali colori utilizzare all'interno dell'ambiente domestico. Beh, intanto dobbiamo chiarire un punto fondamentale: che come esseri umani noi siamo costantemente impegnati in un lavoro di lettura e interpretazione di quello che è lo spazio intorno a noi. E dovremmo farlo consapevolmente, perché inconsapevolmente lo facciamo già. Si tratta soltanto di rendercene conto, infatti noi come esseri umani abbiamo un nostro sistema di comunicazione con lo spazio, abbiamo eh, una parte del nostro cervello che costantemente si occupa di elaborare le informazioni che riceve dallo spazio. Dall'ambiente in cui viviamo riceviamo infatti delle suggestioni che per noi sono importantissime, perché queste condizionano il nostro umore, le nostre sensazioni, condizionano le nostre credenze inconsce in modo davvero molto molto profondo. Inoltre, dallo spazio e dal colore ci arrivano segnali fondamentali alla nostra sopravvivenza, fondamentali come ad esempio le informazioni di pericolo che noi ritroviamo parlando proprio di colore, ad esempio nel colore rosso. Il colore rosso attiva immediatamente la nostra attenzione, porta la nostra attenzione verso l'esterno, perché in natura il rosso è associato al sangue e quando c'è sangue, noi immediatamente ci attiviamo perché avvertiamo una sensazione di pericolo. Dobbiamo cercare di ovviare a questo problema e capire esattamente che cosa sta succedendo quindi se c'è rosso per noi significa sangue significa fai attenzione a ciò che accade intorno a te ma questo è soltanto un esempio di come noi ci relazioniamo con il nostro spazio e in modo particolare con il colore come facciamo a conoscere qual è la nostra relazione con l'ambiente e come ci relazioniamo, come ci rapportiamo, come comprendiamo gli stimoli ambientali e come essi ci condizionano. Beh, a fare questo ci aiuta il Feng Shui. Il Feng Shui è proprio quella disciplina, per chi non lo conoscesse, che si occupa di comprendere, identificare e tradurre gli stimoli ambientali che condizionano le reazioni umane. Mettere quindi in relazione gli stimoli ambientali con la reazione fisica, psichica e metabolica e comportamentale che ne deriva è compito del Feng Shui. Noi esseri umani istintivamente mettiamo in campo una serie di azioni e reazioni che derivano dagli stimoli che riceviamo dal nostro ambiente, dalle informazioni di forma, così come dalle informazioni di colore. E Il freshwit ci spiega queste associazioni, ci spiega per esempio perché rosso, il rosso attiva la nostra attenzione, ci spiega perché invece il verde, per fare un altro esempio, ci trasmette una sensazione di eh, rilassamento. Provate a pensare perché. Perché il verde. È presente in natura quando c'è molta vegetazione e quando c'è molta vegetazione significa che c'è acqua e che ci sono oltre alle piante anche gli animali. Quindi per noi significa stai tranquillo, vai sereno che hai, eh, sei, ti trovi in un ambiente ricco di risorse utili alla tua sopravvivenza. Quindi messaggio completamente opposto a quello del rosso. E guardate un po', guarda un po' che caso, sono proprio due colori che vengono utilizzati comunemente nei semafori, dove rosso, fai attenzione, fermati, controlla il territorio intorno a te, questo che ci vuole dire il semaforo, verde, vai, via libera, stai sereno, che ce n'è finché ne vuoi. Bene, vediamo allora che cosa ha da dirci il Feng Shui in merito al colore. Quando parliamo di colore nel Feng Shui stiamo parlando di uno stimolo ambientale che possiamo definire Yang. E Yang nel Feng Shui, ricordiamolo, tutto ciò che aumenta la vigilanza, innalza l'attenzione e ci spinge a reagire in maniera veloce. Dire che il colore è uno stimolo ambientale Yang significa che il colore è uno stimolo molto impattante sulla nostra psiche sul nostro corpo che induce quindi delle reazioni veloci ha un forte impatto psicoemotivo e genera degli effetti rapidi questo cosa significa significa che per esempio utilizzando il colore posso cambiare facilmente la qualità energetica di un ambiente la qualità eh, luminosa anche di un ambiente e che gli effetti che otterrò mediante una trasformazione di colore avranno un'azione rapida sul mio sistema psicofisico quindi quando ho bisogno di cambiare qualcosa velocemente nel mio ambiente posso farlo col colore perché questo ha un impatto veramente molto forte rapido veloce è proprio quello che mi permette di cambiare subito Infatti, infatti, il colore impone una risposta rapida ed efficiente da parte dell'organismo che riceve questo stimolo. Sto parlando ovviamente di organismo umano, perché quando ci occupiamo di colore con il feng shui, stiamo parlando degli effetti che il colore ha su di noi per come noi lo vediamo. Ci sono, certo, delle similitudini sugli effetti che il colore ha su alcuni animali mammiferi per esempio è stato fatto un interessantissimo esperimento sui cavalli dove proprio si è visto come i cavalli che venivano messi dopo una grande corsa a riposare in box rossi rimanevano molto agitati e nervosi mentre quelli che venivano messi a riposare in box blu si quietavano molto più velocemente e molto più efficacemente quindi ci sono sicuramente delle corrispondenze tra il comportamento animale e il comportamento umano. Non, questa mi sembra un po' la scoperta dell'acqua calda. Ecco, però eh, diciamo che noi ora ci occupiamo delle reazioni umane. E eh, di fatto quando facciamo Feng Shui ci occupiamo principalmente di esseri umani. E come utilizziamo? Come utilizziamo il colore quando facciamo Feng Shui? Cosa se ne fa l'esperto di Feng Shui delle informazioni di colore? Beh, le usa per trasformare velocemente e efficacemente un ambiente, inoltre le usa per ottenere effetti, sensazioni specifiche e mirate per ciascun ambiente. Questo significa che, ad esempio, se l'esperto di Feng Shui desidera inserire in un ambiente un'informazione attivante e che abbia un effetto in modo particolare sul dialogo e sulla conversazione, lo farà agendo anche sul colore e eh, in modo molto mirato e specifico a seconda dell'ambiente in cui ci si. Deve eh, andare a ritrovare in cui si deve inserire questo tipo di informazione. Inoltre, il colore può essere utilizzato per modificare le proporzioni di uno spazio, per lavorare sul riequilibrio energetico degli ambienti, proprio a livello delle cinque energie, ma anche a livello di Ine Yang, anzi, primo a livello di Yin e Yang, a livello dei tre C, cielo lo terra uomo e anche. A livello delle cinque energie e non ultimo il colore viene utilizzato dall'esperto di feng shui per enfatizzare i messaggi di forma e di direzione che eh, caratterizzano un determinato ambiente e vediamo subito subitissimo quindi quali sono le caratteristiche energetiche del colore e lo facciamo mettendo qui un pochino i puntini sulle i questi puntini mi servono per chiarire alcuni aspetti che sono davvero importantissimi davvero fondamentali un primo aspetto che voglio chiarire è che quando parliamo di colore nel feng shui per diciamo andare ad esaurire completamente questo argomento avremo bisogno credo almeno di qualche giorno di discussione tuttavia questa sera mi sono imposta di darti delle informazioni pratiche immediatamente utilizzabili e che ti permettano fondamentalmente di non commettere errori Inoltre, un altro puntino che voglio mettere questa sera riguarda l'importanza del contesto in cui andiamo a utilizzare il colore. Quando parliamo di teoria del colore, di associazioni tra energetica e colore, immediatamente... Ci viene il mal di testa se avete provato, se, se hai provato veramente a occuparti di simbologia del colore, avrei letto che il colore arancione per pino vuol dire una cosa e per gino invece ne vuol dire tutta un'altra. Ma sorpresa, pino e gino non sono in contraddizione spesso tra di loro, semplicemente nel loro modo di utilizzare il colore si sono prefissi degli obiettivi differenti e usano dei mezzi di colore differente mi spiego meglio con un esempio mi spiego meglio con un esempio eh, e l'esempio è questo se io devo andare a utilizzare a fare una doccia cromatica per lavorare su uno specifico chakra e quindi devo fare un'ora di doccia o di cromoterapia utilizzando il colore rosso perché mi devo attivare. Questo va benissimo, ma non va più bene utilizzare il colore rosso per attivarmi in camera da letto per due ragioni. Intanto perché la camera da letto non è un ambiente adatto alle attivazioni, ma non è questa la vera ragione, è che quando lavoriamo e parliamo di campiture cromatiche all'interno del feng shui. Spesso stiamo parlando di grosse, grosse campiture di colore. Stiamo parlando spesso di pareti colorate o di arredi e pareti, e stiamo parlando anche di luoghi, come la nostra abitazione, in cui noi andiamo a vivere e a sostare per lunghi periodi di tempo. Quindi, mettiamo che io dipinga di rosso la mia cucina. Che si può fare. Ma se io lo faccio e poi trascorro molte, molte ore e la cucina è completamente rossa, questo può darmi anche un eccesso di attivazione, quindi potrebbe essere assolutamente sconsigliato. Ora non ti arrabbiare con tutti questi potrebbe sarebbe perché stiamo per andare in pratica quello che mi interessa trasmetterti in questo momento è che differenti applicazioni del colore danno origine a differenti simbologie e differenti associazioni e anche a differenti utilizzi. Un conto è fare una seduta di cromoterapia un conto è fare una doccia cromatica un conto è dipingere la propria abitazione stiamo parlando di cose profondamente differenti andiamo andiamo, andiamo al sodo che so che il discorso è piccante e, e so anche che l'interesse per l'utilizzo del colore nel feng shui è sempre vivo quindi partiamo, come vi dicevo, in un, con una prima catalogazione dei colori secondo il Feng Shui. Anzitutto possiamo dividere i nostri colori, le diverse tinte, in due grandi categorie, colori yin e colori yang. Cosa significa yin o yang? Significa calmante o attivante. Tutti i colori quindi possono essere divisi a seconda del loro effetto, dell'effetto psicofisico sull'uomo. Essi possono avere un effetto calmante oppure un effetto attivante. Chiaramente, Yin e Yang, come dico sempre, non sono due colori. Contenitori della raccolta differenziata ci sono colori molto yin, colori yin, colori sufficientemente yin, abbastanza yin, appena appena yin, colori equilibrati dal punto di vista dello yin e lo yang, e allo stesso modo ci sono colori yang, abbastanza yang, Yangissimi eccetera, eccetera. Per esempio, il colore più attivante in assoluto è il rosso e il colore maggiormente calmante invece è il blu. Siamo nella polarità fuoco-acqua. Rosso-fuoco, blu-acqua. E all'interno tra rosso e blu le diverse sfumature le possiamo eh, spalmare e individuare come sfumature non solo di colore ma anche sfumature di Yin e Yang. Quindi, imparare a capire, a giocare e a percepire l'equilibrio Yin e Yang di un colore è il primo passo per iniziare a lavorare con il Feng Shui. Ed è anche un passo molto importante per poter selezionare il colore corretto per ogni stanza e per ogni situazione. Per esempio, se ho una stanza, una sala, dove faccio fatica a rimanere sveglio, faccio fatica a interagire con gli altri, è una stanza molto buia. Sento il desiderio di attivare questa stanza, di spingerla, di renderla un pochettino più dinamica. Beh, in questo caso posso utilizzare, selezionare un colore di tipo Young, anzi, è consigliato selezionare un colore di tipo yang se la mia stanza è da attivare. Diversamente se ad esempio fatico a dormire, fatico ad addormentarmi, e sento che la mia camera da letto. È un po' troppo attivante, non riesco a rilassarmi. Posso intervenire inserendo dei colori Yin calmanti, e questo è già un ottimo intervento per una camera da letto. Quindi, la prima cosa che devo fare per lavorare con Yin e Yang è proprio questa: mi devo chiedere in questa stanza che io desidero tinteggiare, che tipo di attività svolgo? un'attività di dinamica o un'attività tranquilla, statica? Poi mi chiedo, questa stanza è troppo attiva o è troppo scarica? Rispondendo a queste domande, immediatamente saprò se è preferibile inserire una tonalità yin oppure una tonalità yang. Inserirò lo yang se riterrò opportuno attivare la stanza. Inserirò lo yin se riterrò opportuno inserire informazioni calmanti nella mia stanza. Bene, spero che ci siate, che mi stiate seguendo perché stiamo per fare il prossimo grande passo. Quando devo inserire... Un colore in una stanza, cosa faccio? Mica, posso immaginiamo questa stanza come un cubo, cosa faccio? Tutti i lati dello stesso colore, tutto ciò che è all'interno della stanza deve avere lo stesso colore, beh, direi proprio di no. Direi proprio di no, però devo seguire un principio per la distribuzione del colore. Nelle varie aree della mia stanza e il principio è questo: il principio deriva dai tre C, cielo, uomo e terra, ed è il seguente: nella zona a terra, nella parte inferiore, lungo i pavimenti e tappeti, vorrò sempre le tinte più scure nella zona centrale corrispondente alla mia altezza occhio o comunque alle pareti, agli arredi e ai complementi desidero una tinta media mentre nella zona superiore corrispondente al cielo e al soffitto vorrei il punto di massima luminosità ora voglio precisare che se chiedete una consulenza a un esperto di Feng Shui, costui potrebbe consigliarvi di fare qualcosa di un po' diverso, che esula da questa regola soffitto chiarissimo, arredi, complementi e pareti medi e terra scura. Questo perché sta utilizzando e applicando delle tecniche di Feng Shui avanzate. In questa conferenza, come vi dicevo. Il mio obiettivo è quello di dare dei consigli pratici, utili, che permettano di evitare qualsiasi tipo di errore e di ottenere degli ottimi risultati nelle vostre abitazioni senza dover necessariamente intervenire mh, chiamando un esperto di Feng Shui. Quindi sono dei consigli e come tali, permettetemi, devo un pochino semplificare perché... Il discorso colore nel feng shui è davvero molto molto ampio noi ci atteniamo al momento a questa regola che va benissimo e che ripeto terra pavimento e tappeto è la macchia di colore più scura più intensa più solida arredi complementi e pareti è media meglio se ci giochiamo con dei chiari scuri delle differenze tra arredi pareti e complementi come avviene se noi osserviamo fuori dalla Finestra, nel nostro paesaggio ad altezza uomo e invece la parte più luminosa la riserviamo al nostro soffitto perché corrisponde proprio al cielo e alla luminosità del cielo questo equilibrio è l'equilibrio che troviamo di giorno in natura bene e se siete arrivati fin qui siete stati veramente molto buoni e pazienti e eh, è veramente arrivato il momento di parlare della simbologia del colore passando attraverso le direzioni le funzioni e le energie e lo facciamo subito in pratica cominciamo col dire che ad ogni colore direzione e funzione abitativa può essere associata una delle cinque energie, che ripetiamo sono acqua, legno, fuoco, terra e metallo. Queste associazioni che possiamo fare appunto con colori, direzioni e funzioni abitative hanno lo scopo di aiutarci ad orientarci nella scelta del colore più adatto per ciascun ambiente vediamo come vediamo come e lo vediamo ragazzi in pratica non sto saltando eh, nulla ma vediamo in pratica come dobbiamo fare e eh, mentre vediamo i consigli pratici vediamo anche le associazioni con le cinque energie. Quindi dal punto di vista pratico, che si fa? Volete dipingere, cambiare colore adesso che è primavera alla vostra abitazione? Perfetto. Primo, definite il bisogno di base che avete. Volete attivare o Inserire informazioni calmanti in una determinata stanza, quindi volete un colore in o un colore yang, cosa vi serve? Definisco prima quindi cosa voglio fare. Per esempio voglio calmare, inserisco lo in, voglio attivare, inserisco lo yang. Poi progetto l'intervento cromatico rispettando i tre livelli cielo, uomo, terra. Che abbiamo appena visto e fatto questo devo però scegliere un benedettissimo colore perché è qui che dobbiamo arrivare alla definizione di una tinta e facciamo questo ultimo passo sfruttando appunto le associazioni con le cinque energie e partiamo subito con queste schede queste slide in cui ho messo appunto dei colori ad esempio che voi trovate nella parte destra del vostro schermo suppongo e una descrizione la qualità energetica acqua è associata alla direzione nord e alla funzione bagno l'acqua è amica del legno e del metallo questo significa che i colori acqua vanno bene per le stanze che si trovano a ovest, nord-ovest e nord e vanno bene per la funzione bagno. Attenzione, se non sapete dove si trova una, la stanza che volete dipingere. Se non sapete dove si trova la stanza che eh, volete dipingere, beh, dovete, potete eh, andare sul nostro canale YouTube e osservare, andare a vedere il video dove vi eh, raccontiamo come disegnare il bagua sulla propria abitazione e come definire quali sono le 5, eh, scusate, quali sono le 9 direzioni. ok? Quindi dicevamo che i colori acqua vanno bene per le stanze che si trovano ovest, nord ovest, nord e per la funzione bagno. Sono invece da evitare in camera da letto e in cucina. Quindi per non sbagliare, non, mettiamo, non utilizziamo i colori acqua in camera da letto né in cucina. Cucina. E consiglio in più, non utilizziamoli alle spalle del divano, perché questo può causare una sensazione di instabilità. Bene. I colori legno. I colori, il legno è associato a est e sud-est e come funzione possiamo associare il legno ai corridoi. E cosa possiamo dire del legno? Che è amico dell'acqua e del fuoco. Pertanto, i colori legno vanno bene per le stanze che si trovano a nord, est, sud-est e sud e per le funzioni corridoio, cucina e cameretta. Meglio evitare di inserire le tonalità di verde, quindi le tonalità legno a ovest, nord-ovest e nel centro dell'abitazione. Molto importante quando si tratta dei toni del verde, molto importanti due, due, accortezze in realtà. La prima è quella di evitare le tonalità acide, perché tutto ciò che è acido ci dà ci trasmette un'informazione di eh, non salubre, di velenoso. Quindi questo eh, è importante, è un'accortezza importante, soprattutto se utilizziamo e scegliamo un verde per la cucina dove andiamo a nutrirci. E un'altra cosa importante è non confondere il verde legno con il verde acqua. Però, insomma, questo, per questo conto su di voi, le abbiamo viste, le differenze di tonalità le riguardiamo. Qui abbiamo tutti questi azzurrini verde, verde acqua, talvolta chiamati anche verdi acqua. E qui invece abbiamo le tonalità di verde legno, che è un'altra cosa. Sono tutti quei verdi che noi ritroviamo in natura nelle piante, nei prati. Bene, diamoci questa botta di fuoco. Fuoco associato alla direzione sud, non so se avete notato come subito ci è saltata negli occhi questa slide con questi colori così forti e accesi, è quasi come se ci avesse schiaffeggiato. Beh, il fuoco diceva associato alla direzione sud, alla cucina dove si preparano i cibi. E eh, in generale possiamo dire che il fuoco è amico del legno e della terra. I colori fuoco vanno bene per le stanze est, sud-est, sud e sud-ovest e per le funzioni cucina e soggiorno. Attenzione, ricordatevi quello che abbiamo detto prima: i colori fuoco sono fortemente attivanti. Quindi, un buon consiglio è utilizzarli in piccole dosi, in piccole quantità e soprattutto evitiamo i colori fuoco in camera da letto perché sono veramente troppo attivanti. Vi prendono a schiaffi anche mentre dormite. No, questo non è vero, mentre dormite avete gli occhi chiusi, ma in una stanza rossa ci si carica troppo. Ci si yanghizza permettetemi questo termine veramente troppo. Quindi, prima di addormentarsi non è un'informazione corretta. Anche le camerette dei bambini, sebbene eh, siano luoghi dove spesso si, si gioca, anche sarebbe preferibile non accogliessero colori così forti, così importanti. Eh, altrimenti è facile di notte state svegli tutti quanti. Oh. Un po' di quiete con le qualità della terra. A livello direzionale, associata alla terra al centro, al sud ovest e al nord est e alla funzione camera da letto. La camera, ricordiamolo, è il punto più accogliente della casa, quello più protetto. Quindi l'idea, l'associazione con la terra dipende anche dall'idea di andare a trovare un luogo nascosto e interno in cui proteggersi. La terra, dicevo, è amica del fuoco e del metallo. Pertanto i colori terra vanno bene per le stanze a sud, sud-ovest, ovest, nord-ovest, nord -ovest, ovviamente anche Centro, eh, scusate, no, centro anche eh, nord-est. Ehm, e per le funzioni camera da letto e soggiorno, sono invece da evitare in bagno in, perché acqua e terra sono veramente molto, due qualità energetiche in scontro, preferibile evitare. Quindi ripeto: causa impappinamento i colori terra vanno bene per le stanze a sud, sud ovest, ovest, nord ovest, centro e nord est, per la camera da letto e per il soggiorno. E passiamo ai colori metallo: metallo a livello direzionale associato all'ovest e al nord ovest. Una funzione, I colori metallo hanno una funzione meditativa, attivano molto la nostra componente eh, sì, meditativa ma di tipo razionale. Il metallo diciamo, è amico della terra e dell'acqua e i colori metallo vanno bene per le stanze a sud-ovest, ovest, nord-ovest, nord, -ovest, nord e per tutte quelle funzioni e stanze meditative. Noi siamo abituati a pensare alle case completamente bianche, ma un conto è avere una parete o il soffitto bianco, un conto è fare le case avere una casa completamente bianca. Una casa completamente bianca può aumentare il senso di rigidità e di freddezza, può venire meno una sensazione di accoglienza, per cui io consiglio sempre di inserire delle altre tonalità Inoltre, i colori metallo sono da evitare in cucina, soggiorno e in camera da letto. In camera da letto non perché um, non siano contenitivi, ma perché sono davvero poco accoglienti. Sono molto freddi e inseriscono quindi questa sensazione di freddezza, non solo da un punto di vista della temperatura, ma anche da un punto di vista emotivo. In camera da letto è una zona privata ehm, de che deve essere anche molto accogliente e calda. Ecco qui, eh, vi ricordo il video di cui vi parlavo anche prima per scoprire e determinare con precisione in che direzione si trova una determinata stanza della tua abitazione. Poi Guardare sul nostro canale YouTube il video come disegnare il Bagua. Bene, siamo, siamo quasi alla fine, abbiamo già letto molte cose, ti ricordo che il lavoro sul colore di un esperto di Feng Shui, come ti dicevo, è molto approfondito l'esperto di feng shui utilizza delle tecniche avanzate per la scelta e la selezione del colore pertanto se hai ricevuto una consulenza e eh, ti sembra che quanto detto in questa conferenza non sia stato rispettato non temere ci saranno certamente delle ragioni allo stesso modo mh, alcuni Alcune di queste ragioni, alcuni approfondimenti in merito al Feng Shui sono e li puoi trovare nel workbook Feng Shui e colore che ho scritto personalmente qualche anno fa ormai e che eh, spiega, appunto, come utilizzare il colore per innalzare la qualità degli ambienti in cui vivi. Se sei interessato a ricevere questo workbook in formato PDF, basta che tu lo scriva a info chioccia e eh, ti do qui una piccola anteprima di che cosa trovi in questo ebook. Trovi sostanzialmente diversi approfondimenti teorici sull'utilizzo sull del colore nel fengui, approfondimenti sul valore simbolico dei colori, anche eh, facendo un escursus attraverso le diverse discipline. Trovi la teoria dell'energetica del colore, un lavoro piuttosto approfondito sulla simbologia e il valore delle finiture, non solo quindi del colore, ma anche di come questo viene steso e delle decorazioni. E trovi anche 16 cartelle colore per ciascuna funzione abitativa, vale a dire che ehm, trovi. 16 ehm, abbinamenti, come puoi vedere qua in queste schede, per ciascuna funzione abitativa divise a seconda delle direzioni cardinali, due per ciascuna direzione cardinale, insomma, per un totale di 54 cortelle colore, pronte all'uso, ma non voglio tediarti oltre su questi argomenti, voglio dirti che chiaramente per qualsiasi informazione. Ci trovi sul nostro sito, sui social e voglio anche invitarti, se non l'hai ancora fatto, a iscriverti alla Creative Feng Shui Community su Facebook. Grazie a tutti voi. Sono davvero contenta che siate stati con me questa sera e spero che questa conferenza vi sia piaciuta, spero che vi sia utile. Avete tutti i nostri contatti e sapete come e dove andare ad approfondire questo tema. Vi abbraccio e spero di ritrovarvi presto. Buona serata a tutti!